poteva vincere, la si è persa, insomma, si è visto molte cose buone, ma anche qualcosa che era meglio da registrare. Beh sì, ci sono viste tante, tante brutte cose, abbiamo visto anche molte cose buone, come succede in questo periodo. La differenza probabilmente sta anche nel fatto che noi 2 mesi abbiamo fatto, questa è la seconda partita, mentre magari Imola ha giocato con più continuità, visto che questa era la quarta partita ufficiale che faceva, e quindi però non giustifica comunque i tanti errori, insomma abbiamo preso 5 gol, secondo me siamo stati un po' presuntuosi, soprattutto una volta andati, le 2 volte che siamo andati in vantaggio. No, beh, il gol del 2-2 è stato preso sul calcio piazzato, ma il gol del 3-3 in contropiede, credo che dobbiamo capire chi siamo. Quando io dico che a non giocare non abbiamo bene in mente o bene idea che cosa siamo noi e che cosa sono gli altri, però una squadra che va 2 volte in vantaggio non può prendere gol in contropiede, cioè perdendo le distanze, eravamo molto squilibrate, abbiamo fatto gran parte della partita proprio squilibrati, soprattutto in mezzo al campo eravamo proprio molto offensivi, ci siamo preoccupati poco di giocare, di fare la fase difensiva, e ci siamo preoccupati di più di fare soltanto quella offensiva, e questo non deve succedere. Dobbiamo essere un po' più umili, capire che noi che tipo di campionato dobbiamo fare, dobbiamo essere molto più umili, essere lì con la testa e capire che poi bisogna concedere decisamente meno. Va bene che gli avversari sono bravi a palleggiare, ma noi lo sapevamo, avevamo lavorato anche in quest'ottica, ma dobbiamo essere coscienti di essere un po' più umili e più compatti, non possiamo concedere tutti quegli spazi. Invece va bene, molto forte, chirurgico e preciso sulle palle in attivo, sono 3 gol in questa situazione, sicuramente una bella arma in più in vista del campionato o per il campionato. Sì, però ne abbiamo presi 2 sul calcio piazzato, va a capire. Ma ripeto, in questo periodo succedono tante cose strane, perché sono risultati che ad agosto, forse in campionato magari, i risultati in campionato sono più equilibrati, ci sono meno situazioni, ci si preoccupa di più. In questo periodo magari il risultato, anche se ha un valore, perché comunque ci tenevamo a andare avanti in Coppa Italia, così non è stato. Meditiamo proprio sui nostri errori, su quello che abbiamo fatto, per far sì, perché se vogliamo salvarci il più presto possibile, dobbiamo fare in modo, non possiamo fare una partita così, ecco, questo è molto semplice. Questa è una partita che secondo me è stata giocata senza pensare molto al risultato, e non va bene. Dobbiamo pensare molto di più, avere un equilibrio sul quale abbiamo lavorato, quello che avevamo avuto nelle amichevoli, anche con il Livorno, con il Rimini, soprattutto quando ci hanno messo in difficoltà. Eravamo molto equilibrati, avevamo le distanze giuste, oggi invece queste distanze non c'erano, eravamo sempre molto larghi, molto lunghi, quindi per carità, ripeto, paradossalmente abbiamo fatto dei passi avanti sulla fase offensiva, però dobbiamo fare quei passi avanti lì, mantenendo gli equilibri, non possiamo perdere gli equilibri, non va bene.